Allora, penso, intanto è una gioia immensa per me, perché dopo aver esposto in palazzi prestigiosissimi di tutta Italia e anche in Europa e oltre, avere questa opportunità di avere queste cinque sale in un palazzo così prestigioso, mi è stato praticamente, ho la possibilità di fare un'antologica di tutto ciò che io ho prodotto nella mia vita. Ho potuto portare tutti i quadri della mia divinescenza e in più le ultime opere che vedete alle mie spalle, e nelle altre sale ho potuto anche esporre le opere che ho fatto in diversi periodi della mia vita. Quindi portare circa 80 opere in uno spazio adeguato, dove è come se io avessi una pinacoteca nella pinacoteca. Quindi per un artista, e nel mio caso, considero questa opportunità grandiosa, irripetibile. È come aver raggiunto l'apice di un percorso che è durato tutta una vita. Quindi io sono felicissima di questo momento, di questa situazione, sono felicissima di poter godere anche di questo, tutto di questo mio percorso, di questo mio, dell'espressività del mio animo, insomma, che è palesato attraverso le opere. Si possa superare questo dolore, questi grandi dolori possono essere superati attraverso la consolazione di un'amica, oppure di un compagno, oppure attraverso il raccolto di ciò che uno ha seminato. Quindi c'è sempre, dopo un periodo di buio e di solitudine, di dolore, c'è sempre comunque uno spiraglio, di luce. E questo spiraglio di luce può essere solo dato solamente dal rapporto di amore che tu, che ciascuno di noi può avere con un altro essere umano. Questa sala, è il proseguo delle divine essenze. Come dicevo prima, la luce e l'ombra in questo campo di papaveri, non sai se stai aspettando il sole oppure il temporale, questi alberi che da secchi pian piano riprendono vita attraverso il cielo, il campo diventa raccolto di grano e così via. Questa ragazza che viene colpita da un raggio di luce che rappresenta la vita, pian piano si alza e si apre totalmente alla vita, quindi dal buio questa luce porta alla vita e poi così via fino ad arrivare alla risoluzione della divina essenza, al fatto di trovare un piccolo soffione che vaga nell'universo e che lascia le sue spore, e da queste spore nascerà nuova vita fino ad avere una considerazione dell'universo dei bambini. Cioè, se io sono bambina, rimango, riesco a tenere il mio animo puro senza condizionamenti, io posso tornare nell'universo, posso sempre far parte dell'universo, come in questo caso l'universo di questa bambina. La stanza parla prevalentemente del mito e della natura e della creazione dell'uomo, del soffio della vita, del respiro che si può avere attraverso il cielo e il vento, e in più arriviamo in questo caso anche alle ultime quattro opere che io ho realizzato, che parlano proprio dell'amore universale, dell'accoglienza, del fatto che l'amore non deve essere solo per noi stessi,
per noi stessi, ma soprattutto per essere un amore universale, e questo ci dà la consapevolezza poi di non essere da soli. Qui ci troviamo nella stanza dei mesi, dei 12 mesi dell'anno. Sono opere molto particolari perché ciascuna opera rappresenta un'emozione differente a seconda proprio di quello che io ho sentito pensando a quel mese, tipo novembre, il mese dei morti, oppure febbraio, la maschera, agosto, gli innamorati. Per questo è un ciclo pittorico molto importante, non solo per questo, ma anche perché le cimase, come potete vedere, sono state scolpite tutte da Nazareno. Io e lui abbiamo lavorato spesso insieme e in questo caso lui aspettava che io finissi l'opera per poi adattare la cornice, la sua cimasa, la sua scultura. Quindi è un'opera nell'opera. Questa è una stanza particolare perché racconta un periodo di grande potenza fisica della mia gioventù, della mia giovinezza, e si passa dall'amore veramente, dalla passione, dall'amore carnale, fino pian piano ad arrivare a un amore più spirituale con la ballerina. E così pure con le statue di Nazareno, che raccontano l'amore fra un fratello e una sorella, la madre con il suo bambino. E anche possiamo vedere anche queste sculture di Danilo Tomassetti, questi tre alberi che sono l'albero della conoscenza, l'albero della vita e l'albero della filosofia.